Sulle rive del lago, Alba Luce, il musical, una favola, una leggenda. Il musical è ispirato alla leggenda di Alba Luce, che è la ninfa da cui nacque il vitigno dell'Erba Luce, e il vino che appunto è originario di questi territori, quindi è un modo per noi, chi è di scena e mete produzione, di mettere in risalto le nostre risorse, quelle che sono i prodotti tipici del luogo, in un modo nuovo, innovativo, e quello che per noi è quello che probabilmente sappiamo fare meglio, che è il musical. Quindi è una favola, diciamo, è una leggenda, ma l'abbiamo portata in forma di favola proprio per accattivare anche un po' le famiglie. Fondamentalmente è uno spettacolo per le famiglie, dove chi è adulto può tornare bambino e i bambini si possono immergere in un'atmosfera completamente a loro misura. La leggenda, i costumi, la scenografia, tutto fa ridare il vostro sacco. Sì, e lo spettacolo è stato scritto e diretto da Gioacchino Inzirillo, che è il presidente dell'associazione Chi è di Scena, con la quale produciamo la maggior parte dei nostri spettacoli. I costumi sono, diciamo, farina del mio sacco, un po' della Old House Company, che è il marchio che dirigo io per quanto riguarda i costumi. E le scenografie sono state ideate da Matteo Capobianco e realizzate da Alessio Nida e Cosimo Bertone nel loro laboratorio di Novara. Sono dei ragazzi veramente preparati a cui dobbiamo questa splendida cornice che ci accompagna in tutti i weekend. Le musiche invece sono di Giovanni Maria Lori. È un po' un work in progress per voi? È sempre un work in progress, devo dire, anche perché in una struttura del genere, dove lo spettacolo nasce e cresce qui dentro senza delle prove effettivamente in loco, non l'abbiamo mai fatto. Poi un teatro rotondo e sferico, quindi non il classico teatro quadrato rettangolare a cui noi siamo abituati, è stata una bella sfida. Però Gioacchino, con la sua regia, ha cercato di dare delle note innovative, anche proprio perché lo spettacolo è residente, e anche per noi attori effettivamente andare in scena ogni weekend per 5 volte al giorno è una bella sfida, ma di quelle forti, di quelle che ti portano veramente a farti piacere quello che fai ancora di più. E poi ogni spettacolo è un po' diverso dall'altro, in fondo alla fine lo interpretate questo spettacolo. Certo, lo spettacolo va sempre interpretato, a prescindere che sia una replica o che siano 50 come in questo caso. Però sì, bisogna trovare lo stimolo, come il pubblico ha bisogno di stimoli, anche noi sul palco abbiamo bisogno continuamente di stimoli per poter portare il nostro personaggio, nel mio caso Foglia Attenta, non so se si nota, a livelli insomma sempre superiori, e cercare anche un po' di superare i propri limiti come attori, come performer. Un amico perfetto, che ascoltando saprà, se gli chiedo un consiglio, non lasciamo scappare. I tesori nascosti sempre garantirà. Ogni giorno di cui